Il pensiero del giorno. In studio Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano. Ecco arrivare giugno, il mese del sole, il mese della libertà, il mese che deve il suo nome a Giunone, dea dell'abbondanza, delle forme generose, custode di femminilità, patrona della madre nutrice e della terra che nutre. Una terra che esplode di oro punteggiato di rosso. Giugno sono i papaveri, fiori belli solo se lasciati nella terra, mescolati a grano e fiordalisi, fiori che ci insegnano a contemplare e gioire senza voler strappare e possedere, che poi significa far morire. Una fiammata i papaveri sotto il cielo di giugno, scriveva Mario Luzzi. Giugno è il mese della luce, di quelle giornate azzurre, troppo azzurre, che da bambini sembrano non finire mai e che da adulti rischiamo di non saper più assaporare nella loro luminosa lentezza. Cielo di giugno, azzurra giovinezza dell'anno, scrive Ada Negri. Principio dell'estate, della vita che si riversa nelle strade, nei parchi, nei vicoli, nei cortili, esplodendo in colorate forme di socialità gioiosa, dove però chi è solo rischia di sentirsi ancora più solo e chi è escluso ancora più escluso. Non dimentichiamoci di questo e troviamo un modo per offrire una mano, un sorriso, per ritagliare un tempo di attenzione, per condividere qualcosa di questa abbondanza con chi si sente al margine. Giugno è il mese dell'inizio dell'estate e, come tutti gli inizi, pieno di promesse, di semi che attendono di sbocciare, di pienezza che è per tutti. Le parole di Mariangela Gualtieri sono le più belle. Un frutto è sempre un bacio dentro l'altare del seme e giugno ride e ride. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast dal sito pensierodelgiorno.rai.it.